Bentrovati su Tourism Peschiera, siamo in barca, siamo praticamente sulla base del Bastione di San Marco e oggi vi vogliamo fare vedere qualcosa di un po' particolare, tipico di questo periodo, ovvero i nidi. I nidi che vengono fatti, questo per esempio che vedete adesso molto vicino è uno svasso, scusate. Ci sono dei nidi adesso proprio intorno al Bastione di San Marco, perché è una zona di canneto, vedete che ce ne sono parecchi. Ed è una zona molto particolare, infatti in questo momento stiamo proprio navigando a motore spento, alla deriva diciamo, proprio per mostrarvi senza disturbare questi nidi. Vedete, questo è un altro svasso, adesso tra un po' dobbiamo vedere una folaga che è nera e ha il becco bianco, eccola qua, questa è una folaga. Per esempio anche lei sta probabilmente preparandosi, vedendo che ha piegato il cannetto proprio lì, quindi probabilmente sta piegando. Ecco, per esempio là sotto c'è un'altra folaga, uno svasso. Insomma, questo è proprio il momento in cui questi uccelli acquatici qua vengono a edificare. È una cosa che succede da sempre, perché questa è una zona veramente ricca di canneto, proprio la base del Bastione di San Marco, poco prima del Ponte dei Voltoni. Ci sembrava carino, ecco, mostrarvi questo processo, anche perché è uno di quei momenti in cui bisogna anche cercare di rispettare, avere molta attenzione quando per esempio si passa anche con le imbarcazioni a remi, ecco. Non solo il motore può disturbare questi uccelli acquatici che stanno covando, ma anche le canoe, perché a volte pensando di fare qualcosa di interessante ci si avvicina troppo. Come vedete, ecco, lasciando la barca scorrere, riusciamo a vedere, veramente è un momento particolare proprio dietro le mura. E poi la cosa strana è che se passassimo il Ponte dei Voltoni e ci recassimo sul canale di mezzo, ci troviamo immediatamente dentro il centro storico, con tutti i rumori del centro storico. Mentre appena fuori le mura, in questa zona qua, sembra di stare in mezzo alla natura. C'è silenzio, c'è l'acqua, c'è il canneto, ci sono un sacco di nidificazioni. E quindi ecco, un altro motivo per venire a Peschiera e fare una visita guidata in barca alle mura, oppure noleggiare un kayak, una canoa e fare un'escursione dentro i canali, beh, potete apprezzare oltre alla storia anche l'habitat, la natura, l'ecosistema. Proprio perché qui c'è un connubio veramente incredibile di tutte queste cose. Quindi con questa bellissima immagine di questo svasso che sta proprio nidificando e sta covando, noi veramente stiamo passando a motore spento, penso che non si sia neanche accorto che siamo qua. Anzi, in questo momento forse si è accorto. Vi salutiamo. Vedete quanti altri hanno fatto il nido. E in silenzio, con rispetto dovuto, vi invitiamo a venire a Peschiera. Venite a vedere qualcosa di unico, perché qui la storia si fonde veramente con l'habitat, con la natura e con un ambiente veramente che è unico. Quindi grazie, seguiteci sempre. Viva Peschiera, viva il Lago di Garda e viva questa meraviglia che è Peschiera.